Buongiorno a tutti, benvenuti al nuovo appuntamento della serie Nel Gear Risponde. Io sono Serena Corrado, Marketing Manager di Nel Gear Italia. Ci siamo già incontrati l'altra volta e con me c'è Ivan Tonon. Buongiorno a tutti, ci siamo incontrati precedentemente. Io, sapete, sono il responsabile di Netgear per l'Italia e per la Spagna. Serena, di cosa parliamo oggi? Allora, oggi un argomento piuttosto di tendenza, ossia quando sostituire il modem, un argomento che è diventato, appunto, sappiamo tutti, molto frequente, soprattutto a seguito della delibera del cosiddetto modem libero di cui si parla ormai da un po' di anni. E come sempre, prima di cominciare, vi condivido delle informazioni utili. Se avete bisogno appunto di supporto tecnico, vi invito a contattarci allo 0238598070 dal lunedì al venerdì. Invece, per qualsiasi domanda di commerciale prima di procedere con l'acquisto del prodotto, vi invitiamo a scriverci a subito@neghia.com e ovviamente a sfruttare la sezione Q&A che vedete in basso sul vostro sito e sulla vostra pagina, chiedo scusa. E come sempre, un piccolo piacere, scrivete i messaggi su un'unica scrivete appunto i messaggi su un'unica volta, diciamo così, in modo tale da facilitarci nella lettura. Non in stile Tutto WhatsApp, Serena, es esatto, diciamo. bravo, non in stile WhatsApp, perfetto, quindi Ci unicamente aiuta a quando si noi, Serena, e aiuta legge. anche le altre persone che possono leggere la domanda e capire la domanda e la risposta che noi diamo. Quindi è importante anche per gli altri Sì, partecipanti. esatto, magari chi legge la domanda in quel momento, la stessa domanda fatta da qualcun altro, ne può approfittare per vedere la risposta. Quindi, quando sostituire il modem? Una domanda che probabilmente vi sarete posti tanti, tanti di voi, no? E dicevamo un argomento di cui si è tanto discusso, di cui si è tanto parlato. Il nostro obiettivo è appunto guidarvi nella soluzione, come sempre, più adatta in base alle vostre esigenze, a seconda della casa, a seconda del tipo di connessione che avete e anche alla fine suggerirvi il prodotto più adatto. Prima appunto partiamo da dei numeri, non voglio ovviamente dilungarmi. Questi sono dei dati con fonte Agicom, quindi l'autorità garante delle comunicazioni. Quello che vorrei farvi notare è come nel corso degli anni sia cambiata la composizione del numero, del, non del numero, scusate, della tipologia di linea che noi tutti abbiamo a casa. Come vedete, gli accessi ADSL, che sono quel blu più scuro, sono nel corso degli anni diminuiti a discapito di altre tecnologie. Queste parliamo di linee fisse, queste altre tecnologie includono linee rame, fibra misto rame o anche cosiddette connessioni satellitari, ossia Eolo e Linkem, per citare quelli che sono gli operatori più noti in tale ambito. Non è cambiato tanto il numero totale di linee fisse quanto appunto la tipologia di connessione che noi abbiamo. Questo vuol dire che sempre più persone possono accedere alla cosiddetta banda larga, possono navigare teoricamente ad una maggiore velocità. Però, come sappiamo, come tutti noi sperimentiamo, questo non sempre è del tutto vero. Serena, Sì. scusami, questi non comprendono i collegamenti via SIM, vero? Sono solamente i collegamenti di casa, quelli Esatto. fissi. Sono soltanto i collegamenti via appunto di linea fissa. Poi affronteremo nei nostri successivi appuntamenti anche il discorso delle famose SIM, di come queste stiano aumentando anche per le connessioni domestiche.
Ecco, però lo vedremo nei successivi appuntamenti della nostra serie. Quindi parliamo in questo caso di linea fissa. E ahimè, nonostante la fibra, io sono una di quelle che appunto a casa ha la fibra, ma non sempre del tutto soddisfatta, molte volte, nonostante paghiamo per un abbonamento fibra, non siamo soddisfatti della velocità, della copertura del wifi e sperimentiamo insomma degli inconvenienti come streaming delle partite con delle interruzioni e sappiamo come insomma siano situazioni spiacevoli, ecco. Un altro fatto che abbiamo insomma constatato è che molti tendono poi a non pensare al modem come problema, ma ad aggiungere non so, molto spesso un ripetitore. Quindi si comprano uno più ripetitore, si collocano lì in casa, ma senza alcun tipo di risultato. Questo perché molte volte il problema potrebbe essere proprio il nostro modem. Piccola parentesi, diciamo, tecnica. Quello che noi comunemente chiamiamo modem molto spesso è un modem router, ossia un unico dispositivo che ha due funzioni, quella di modem e quella di router. Per semplificarla ed evitare tecnicismi, noi anche sappiamo che non sono propri del nostro linguaggio, quando parliamo l'obiettivo, la funzione del modem è quella di convertire il segnale che arriva a casa. Mentre la funzione del router è quella di fornire ai dispositivi il collegamento ad internet o anche al wifi, quindi insomma si occupa, fornisce appunto la connessione ai dispositivi. Sì. Serena, il modem lo possiamo anche considerare come l'ultima parte della rete dell'operatore, è proprio dove finisce il lavoro, diciamo, dell'operatore. Lì dove c'è il modem termina il lavoro di TIM, di Vodafone, di Fastweb, eccetera. Il router invece rappresenta dove noi dobbiamo poi occuparci nel diffondere quel segnale internet all'interno di casa nostra. Quindi dal router in poi è la nostra rete domestica, che sia wifi o che sia cablata. Da lì in poi si parla di rete domestica. Esatto. Quindi è il famoso, noi lo chiamiamo il famoso ultimo miglio, no? Che molte volte ci manca, che ci crea appunto dei problemi. Guarda, noi per anni, torno un secondo sul grafico prima, sì. Qui, per anni ci siamo lamentati del problema dell'ultimo miglio, nel senso che a casa l'ultimo miglio è giusto per arrivare a casa nostra, arrivava ancora una connessione troppo lenta, eravamo qui, no? Dove la gran parte della gente aveva una connessione ADSL, in rame molto lenta. Adesso si vede che gli operatori stanno facendo un buon lavoro, stanno portando nelle nostre case sempre connessioni più veloci. Quindi l'ultimo miglio sta diventando sempre un problema minore, in quanto se siamo fortunati ci arriva una fibra a casa nostra. Dove abbiamo il problema adesso? Sull'ultimo metro, noi lo chiamiamo così, perché all'interno di casa nostra ci dobbiamo assicurare di avere un router o in generale delle soluzioni Wi-Fi che ci permettano di sfruttare al meglio la connessione in fibra che finalmente ci è arrivata, altrimenti facciamo la fine di questa famiglia che è ancora sì. non soddisfatta. Esatto, le facce non sono molto incoraggianti. Quindi andiamo ora al passaggio successivo, che appunto abbiamo parlato fino ad ora, abbiamo detto fibra misto rame e rame, ma di cosa stiamo parlando? In particolare, allora, anche in questo caso molto brevemente, d'accordo, parliamo di connessione fibra quando internet dalla centralina dell'operatore fino a casa nostra viaggia su un cavo ottico, e qui insomma chi ha la fibra è più fortunato, parliamo del massimo della velocità che si può ottenere. Poi parliamo invece di una connessione mista fibra-rame, nel momento in cui la connessione dalla centralina fino all'armadio, no, che c'è in strada, viaggia sul cavo in ottico, mentre dall'armadio in strada fino a casa vostra viaggia su un cavo rame. Ok, e siamo qui in una situazione intermedia tra la fibra, che è il massimo,
e il rame, che è appunto la tecnologia più obsoleta, in questo caso la connessione viaggia interamente su cavo rame. Perché questa? Vi abbiamo voluto appunto fare questa piccola parentesi, specificare l'importanza della tipologia di connessione, perché sulla base appunto della connessione che voi avete a casa potreste trovarvi, vero Ivan, ad avere un dispositivo che è il famoso modem router, oppure l'ONT, che è un altro apparecchietto che... Cos'è l'ONT? Esatto. Allora, per aiutare i nostri amici che sono in linea, senza andare sui tecnicismi che noi non vogliamo, io vi vorrei far vedere una sezione del nostro sito, che è stata fatta appunto da Serena, dal nostro marketing, per chiarire un paio di concetti importanti sul tipo di connessione che abbiamo a casa e da lì poi spiegarvi quali sono i prodotti Netgear che fanno al caso vostro. Dal nostro sito netgear.it c'è una sezione modem libero, nella quale andiamo appunto a spiegare quello che già Serena ha detto, quindi il perché, i motivi per cui dobbiamo andare a sostituire il modem. Dobbiamo cercare di capire quando è il momento di cambiare il modem per avere il massimo della propria connessione, della connessione internet. Queste sono le tecnologie di cui Serena parlava un secondo fa, quindi la tecnologia migliore di tutte è la fibra pura, quella che ha adesso ovunque sui siti degli operatori dovreste vedere questi simboli, perché sono appunto dei simboli generali utilizzati da tutti, e questo è il cavo in fibra ottica che vi arriva fino a casa, per essere ancora più chiari. Negli altri due casi, quindi nel caso misto di fibra misto rame e nel caso del rame che è la DSL, vi arriva in casa sempre il cavo in rame, quello del telefono, per essere chiari. Quindi anche visivamente, al di là del bollino che il vostro operatore vi dovrebbe comunicare, potete anche vedere, proprio andando a vedere, a controllare il cavo, che tipo di connessione avete. Partendo dalla più performante, dalla fibra, se entrate all'interno del nostro, ci sono dei sottomenu che vi portano a delle ulteriori pagine dove andiamo un po' più nello specifico, no? Andiamo a spiegare di nuovo che cos'è il tipo di connessione. Abbiamo detto che la fibra che arriva fino a casa, Fiber to the Home, H sta per home, per casa, i nostri prodotti, ma soprattutto il famoso ONT. Spieghiamo un attimo che cos'è. Questo è il terminale all'interno di casa vostra della rete in fibra, della linea in fibra. Alcuni operatori, anzi direi anche lo stesso operatore, in alcune case va a montare, vi va appunto a dare questo dispositivo in cui il cavo che vi ho fatto vedere prima in fibra ottica entra qui e dall'altra parte esce un semplicissimo cavo di rete, un cavo Ethernet. In questo caso cosa possiamo fare? Possiamo andare a sostituire completamente il dispositivo dell'operatore e sostituirlo appunto con uno dei nostri prodotti Nighthawk e Orbi, che andremo a vedere in un secondo. Se invece non avete questo ONT, questa scatolina bianca, perché l'operatore vi ha montato magari ancora un modem di generazione precedente, eccetera, potete fare due cose. La prima cosa è chiamare l'operatore, come ho fatto io, e farvelo montare. Quindi voi potete richiedere di avere questo ONT, questo terminale, all'interno di casa vostra e quindi poi, come vi ho spiegato, sostituire del tutto il modem router dell'operatore. Se invece per qualsiasi motivo non lo volete fare, non ci sono problemi, perché possiamo comunque andare a collegare il nostro modem, il nostro router, il nostro Orbi, il nostro Nighthawk, in cascata al modem dell'operatore. Serena prima ha spiegato la differenza tra modem e router, quindi in questo caso, anche se voi dovete mantenere, siete costretti diciamo a mantenere il modem dell'operatore, quella scatola dell'operatore fungerà solo da modem, non fungerà da router. Il wifi, il segnale, verrà distribuito all'interno di casa vostra dal dispositivo Netgear che andrete a collegare in cascata subito dopo. Quindi non c'è nessun problema da un punto di vista di prestazioni, di performance, di copertura, perché tutti questi aspetti verranno comunque garantiti non più dal modem dell'operatore, ma dal router Netgear. Ok? È difficile da configurare, da fare queste cose, cambiare, togliere il modem dell'operatore e mettere uno Netgear.
Noi abbiamo cercato di renderlo il più semplice possibile, come vedete, andando poi a creare delle categorie, delle sottocategorie all'interno del nostro sito, dove andiamo poi a dirvi, ok, siete un cliente Vodafone, hai acquistato o vuoi acquistare un sistema, ad esempio, Orbi, si va a cliccare qui, si arriva fino a delle istruzioni dettagliate, delle guide passo per passo, come vedete, in cui sono richiesti pochi semplici diciamo settaggi. Dovete semplicemente andare all'interno del nostro router e inserire i parametri, in questo caso di Vodafone, non mi ricordo dove sono entrato in questa guida, Vodafone, o comunque sì. del vostro operatore, e da lì in poi avete il Orbi o il router Netgear che effettivamente funge da unico dispositivo per la vostra rete di casa con il vostro operatore. Io mi fermerei qui, Serena, da un punto di vista tecnico. Sì, ne approfitto appunto per risottolineare come sulla nostra community siano disponibili tutte quante le guide per operatore, per prodotto che decidete anche di acquistare, per la tipologia di configurazione. Io prima all'inizio ho menzionato le connessioni satellitari, che qui non vedete, da un punto di vista grafico, ma che rientrano nella casistica. Connessione misto fibra rame, quindi anche in questo caso se andrete poi sulla community sotto quel bollino troverete appunto tutte le varie guide nel caso in cui veste Eolo o Link, ma giusto insomma per specificare. L'ho menzionato e poi insomma non ne abbiamo appunto riprese qua. Quindi abbiamo visto, grazie Ivan, ci hai spiegato ovviamente la parte più tecnica, che è solitamente quella più ostica, no? Che ci può creare dei problemi. Abbiamo visto quindi quale tipo di connessione abbiamo, quale in teoria soluzione possiamo adottare per sfruttare al massimo l'abbonamento per il quale paghiamo, perché poi insomma, quello che è solitamente il nostro problema è dire ok, pago per un abbonamento fibra, pago per un 100 mega, però sono ancora del tutto soddisfatto e sappiamo come una situazione del genere possa creare un po' insomma di frustrazione. Però a questo punto, come scegliere il router? Qual è il router più adatto? E insomma, a volte il router può essere, magari il dispositivo che appunto si possiede può essere obsoleto, non all'altezza delle performance che noi cerchiamo. E ci sono delle caratteristiche di cui dobbiamo tener conto prima appunto di procedere con l'acquisto. Le caratteristiche principali sono velocità, antenne, processore e servizi. Allora, la velocità è quel numero che sulla scatola del vostro prodotto trovate subito dopo una sigla che può essere AC o AX. Perché AC o AX? AC è lo standard precedente del Wi-Fi, AX è lo standard più recente, noto come Wi-Fi 6, ne abbiamo parlato e anche in questo caso ne parleremo nei prossimi, avremo un appuntamento dedicato per spiegarvi questo nuovo standard Wi-Fi. La velocità, che appunto è espressa in un valore numerico, più è alto questo numero, cioè maggiore è la prestazione che ci si attende ovviamente al nostro dispositivo. Da un punto di vista di tecnologia potremmo un po' fare una metafora con l'autostrada. Diciamo che con il tempo, con l'aumentare appunto col migliorare della tecnologia, la strada della velocità non solo è stata allargata, ma sono state anche aggiunte nuove corsie. Questo ha fatto sì che potessimo fa sì che possiamo collegare sempre più dispositivi alla nostra rete, anche dispositivi di ultima generazione. E questi miglioramenti, queste nuove corsie, sempre più larghe, sono anche organizzate in modo tale da permettere ai dispositivi più recenti, quindi più veloci, di viaggiare su delle corsie preferenziali, mentre quelli più vecchi di viaggiare sulla famosa corsia di destra, dove sono tutti quelli un po' più lenti, in modo tale da evitare interferenze, fare sempre in modo che
tutti i dispositivi possano ricevere la miglior banda in base all'attività che stanno facendo. Ok, poi ci sono le antenne in alcuni casi, nel nostro RAX 200 che vedete ora, sono imponenti e visibili. E in alcuni casi come gli orbi le antenne sono interne, ciò non compromette la velocità in quanto sono date poi a loro volta di amplificatori che migliorano appunto la copertura e vi permettono di avere wifi in tutta la casa. Poi il processore che possiamo, che appunto permette ai dispositivi di quelle che permette appunto a tutti i dispositivi che si collegano contemporaneamente alla rete di essere serviti allo stesso modo. E infine i servizi. Noi siamo particolarmente orgogliosi di Armor, che è l'antivirus sviluppato con Bitdefender è ormai disponibile sulla maggior parte dei nostri router, che è appunto un antivirus che vi garantisce una protezione totale per tutti quanti i vostri dispositivi a partire dal router, che vuol dire che molto semplicemente non avrete più bisogno di installare appunto antivirus sul vostro computer, invece sul vostro smartphone, ma ne basterà uno che appunto Armor sul vostro router per proteggervi totalmente da attacchi esterni e da hacker. E infine a Circle, che è il nostro parental control avanzato, smart, che invece garantisce tutto ai genitori di controllare e monitorare il tempo trascorso online dai propri figli. E questo l'abbiamo detto anche in precedenza. Sono tutti argomenti in cui si è molto sensibili, soprattutto ora che si è tutti quanti a casa a lavorare, e fino a poco tempo fa, insomma, anche a seguire lezioni online. E quindi, per ricapitolare, abbiamo appunto visto quale tipo di connessione, quale tipo di soluzione adottare sulla base della connessione che si ha a casa, come scegliere il router, e quali sono le caratteristiche di cui tener conto prima di procedere all'acquisto. E così, scusami Serena, quella famiglia di prima da triste diventerà sicuramente sorridente. Io volevo solamente aggiungere che in qualsiasi situazione voi vi troviate, sappiamo che vi abbiamo detto parecchie cose assieme, fibra misto rame, connessioni via radio, eccetera. Comunque i nostri dispositivi funzionano con tutti i tipi di connessione. Quella parte del nostro sito vi spiega poi passo per passo qual è effettivamente cosa dovete fare per installare, per utilizzare il nostro prodotto. Ma in qualsiasi tipo di situazione c'è un prodotto Netgear con queste caratteristiche che Serena vi ha descritto, con tutti questi aspetti che insieme, alcuni magari più tecnici come le antenne e il processore, altri invece più intuitivi come i servizi, come la velocità, come la copertura, tutte queste cose assieme vi faranno passare dalla famiglia insoddisfatta della slide precedente a una piena, come posso dire, sfruttare al pieno la connessione per la quale pagate. Che prodotti offriamo, Serena? Allora, ormai il nostro superstar Orbi, famosissimo Orbi, appunto, che è particolarmente indicato per case su più livelli, media grandezza, dove il problema principale è proprio la copertura del wifi, avere il wifi in tutti gli angoli della casa per tutta la famiglia. E quindi vorrei appunto, vedete in alto a destra c'è l'LBR20, che sarà disponibile a brevissimo, entro giugno, che ha la particolarità di essere appunto sì un router, di essere Orbi, ma con lo slot per la famosa SIM di cui parlavamo prima, che quindi permette una flessibilità totale, ma appunto lo vedremo successivamente. E l'ultimo invece in termini di standard di tecnologia, l'RBK852, che è l'Orbi con il Wi-Fi 6, ma anche in questo caso, come dicevo, ci torneremo poi. E
E ci sono anche appunto i nostri router NetHawk, quelli della linea un po' più aggressiva, tutti che ora vedete sono tutti quanti con standard Wi-Fi 6. E ultimissimo arrivato è l'MK-S2, che è un sistema mesh NetHawk Wi-Fi 6. Quindi anche in questo caso, case su due livelli, sistema Wi-Fi mesh. Ecco. E, come detto anche altre volte, poi ovviamente una scelta invece di un'altra dipende anche da altre situazioni che sono proprie poi di ognuno di noi, ecco. Beh, in primis direi Serena il design, io partirei da lì perché Sì, questa ma slide rispetto alla prima ovviamente il design potrebbe essere uno dei criteri, no? Di scelta. E poi Orbi è comunque quella linea di prodotto facile da installare per tutti e che garantisce copertura in qualsiasi caso. Nighthawk invece, come diceva Serena, riguarda performance il massimo da un punto di vista di prestazioni e anche di configurazione per chi vuole magari andare poi a fare un lavoro un po' più di fino e andare a configurare la rete in base alle proprie specifiche, diciamo, esigenze, Nighthawk ti dà la possibilità anche di avere molte più possibilità, ecco, di configurazione. sì, in entrambi i casi l'installazione è estremamente facile, ne abbiamo sia per i Nighthawk che per Orbi, ci sono delle app dedicate che vi guidano nell'installazione, anche se siete più smanettoni amanti della linea aggressiva Nighthawk, comunque c'è un'applicazione che è molto utile. Ok, passiamo appunto alle domande, io qua già ne ho alcune, Ivan. Allora, la prima che ti faccio è questa. È meglio, insomma, aggiungere più range extender per aumentare il Wi-Fi o cambiare modem? Cosa fare in questa situazione? Bellissima domanda. Una bella domanda. Il ripetitore, per quanto potente e moderno sia, anche un ripetitore dei nostri in tecnologia mesh, non può far altro che prendere il segnale che gli arriva dal modem router e replicarlo. Però se quel segnale è debole o se quel router non riesce poi a gestire, abbiamo parlato prima del processore, di come quel dispositivo debba poi gestire la connessione di tutti i dispositivi all'interno di casa nostra. Capite che quel povero ripetitore non vi potrà aiutare più di tanto. Quindi diciamo che sono due cose diverse, sono due dispositivi che fanno un mestiere diverso. Il router è il cuore della propria rete, dove da lì parte tutto, partono tutte le connessioni cablate o wifi sui nostri dispositivi. Poi se la funzione di router, andiamo anche ad aggiungere la funzione di estensione, mesh, ovviamente possiamo parlare di router, di ripetitori mesh o direttamente del nostro sistema Orbi che se ci pensate include la funzione di router con Orbi il dispositivo master e i vari satelliti in giro per la casa che assicurano connessione ovunque. Un'altra domanda, l'ONT ovviamente ha scatenato un po' di domande. L'ONT. Se si possiede l'ONT Orbi o router network, può essere collegato direttamente all'ONT, non c'è Corretto. bisogno esatto di passare Corretto. per il router, ok. Esatto. Tecnicamente perché avendo una connessione in fibra fino a casa, non è più necessaria la funzione di modem, se ci pensate. Modem trasforma il segnale da analogico a digitale, più o meno. Quindi in quel caso, dall'ONT si può collegare con un cavo classico Ethernet sulla WAN di Orbi o del nostro router Nighthawk. Quindi assolutamente sì. Ok, poi un altro utente invece ci chiede di un router pro gaming. E, come avete visto prima, non l'abbiamo riportato qui, però nella pagina che vi ha mostrato Ivan del nostro sito, dove specifichiamo quali sono magari se ci ritorni Ivan, i router, esatto, che possono essere collegati. I router, quelli che noi chiamiamo pro gaming, quindi della linea Nighthawk, pensati specificamente per i gamer,
sono XR300, XR500 e il 700, esattamente. Anche in questo caso cambia ovviamente la velocità, quello che hanno in comune è il software Neduma, che è un software appunto creato ad hoc per i gamer, che quindi per esempio la funzione di geofilter che permette di selezionare i server più vicini, perché quando si gioca online è molto importante non essere molto distanti dai server dei nostri sfidanti. Ok, quindi la persona che appunto ci chiede per una connessione, insomma, un router per pro gaming, per sim, per una linea 200 mega, anche in questo caso il top è l'XR700 e poi si va, insomma, ci sono 500 e 300 che cambiano per velocità e processore, ci sono poi appunto quelle più, sono tutti ottimi prodotti, sono come diciamo prima linea Nighthawk, quindi quelli per i più tech, più smanettoni che hanno voglia di stare lì, soprattutto se si è gamer appunto tra geofilter, creazione di una dashboard. Sappiamo bene che sono tante le esigenze, però i prodotti disponibili sono questi tre, esatto, questi tre. Poi, le sto leggendo. Altra domanda, Ivan, che ci arriva. Se non ho l'ONT e ho una Vodafone Station Dual Band, posso comprare lo stesso un vostro prodotto tri-band o non lo sfrutterei al massimo? E ci sono anche i complimenti per noi. Comunque, volevo. Passa anche quelli, Serena, che fanno Esatto, che fa un piacere. Allora, in quel caso lì ci troviamo molto probabilmente in una situazione in cui il modem dell'operatore non può essere sostituito perché non c'è l'ONT e quindi il nostro router va in cascata, quindi si collega via cavo dalla Vodafone Station, da una delle porte LAN della Vodafone Station, si collega in cascata il nostro router. Una volta che ha fatto questo, ovviamente io vi sto ripetendo a voce quello che abbiamo scritto sulle guide, quindi in quella sezione del nostro sito troverete tutto passo per passo. Dicevo, una volta collegato il router nel gear, andrete a disattivare la rete Wi-Fi della Vodafone Station, perché in quel caso non vi serve più, in quanto Netgear si occuperà della parte di Wi-Fi. Dirò di più, su quella Vodafone Station avete ad esempio anche un telefono attaccato, eccetera, tutto rimarrà agganciato alla Vodafone Station che non facendo più la parte di Wi-Fi, tra l'altro, Serena, può anche essere messa, voglio dire, nascosta, non deve più essere in una posizione Sì, insomma, visibile appunto. per il segnale. Quindi la Vodafone Station rimarrà lì con la funzione di modem e di telefono, per agganciarci il telefono nel mio esempio. Non avrà più la funzione di Wi-Fi, la parte di router di Wi-Fi e di tutta la gestione di tutte le connessioni la farà il nostro router Nighthawk o Orbi che viene collegato in cascata. Per quello che si diceva prima, Serena, che i nostri prodotti sono compatibili con qualsiasi tipo di connessione, Sì. sostituendo o meno il modem dell'operatore. Esatto. C'è un'altra domanda e allora, nel momento in cui acquistate un prodotto, un sistema mesh, che sia Orbi o sia Nighthawk, quindi i vari dispositivi, noi chiamiamo satelliti, possono essere collocati, cioè devono essere collocati dove ovviamente voi avete bisogno del segnale Wi-Fi, d'accordo? Dove questo è più debole o assente. La distanza ovviamente rispetto al router e al modem vostro deve essere sempre tale, cioè da fare in modo che tutti comunichino tra di loro. Quindi è sempre consigliato avere il router in una posizione centrale e poi collocare di volta in volta i vari satelliti. Quello che però è importante è che riescano a comunicare tra di loro. Nel caso appunto di sistemi nostri mesh, comunque l'installazione anche in questo caso è guidata da dei LED che vi indicano la posizione. Quindi, per ricapitolare, è sempre consigliata una configurazione in cui il router, diciamo, è al centro e poi collegate in cascata dove avete bisogno i satelliti. Laddove non fosse possibile, non vi preoccupate,
in quanto ovviamente è possibile, cioè, comunque i LED vi guidano e vi evitano di trovare in situazioni senza segnale, ecco, quindi su questo non... E utilizzando non vi preoccupate. Orbi, la tecnologia Mesh Serena, anche se si è in una situazione di sfortuna, in quanto il router non può essere messo al centro della casa, ma è lì in un angolino dove arriva il cavo dell'operatore. Non c'è nessun problema, perché appunto poi vari satelliti collegati tra di loro, beh, sapete che noi abbiamo una terza banda dedicata e quel filo invisibile che collega i vari satelliti, quello B garantisce che il segnale arriverà con le prestazioni migliori possibili in qualsiasi angolo di casa vostra, anche se il router in quel caso non è posizionato al centro, perché non è una scelta vostra. Sì. Spesso l'operatore appena entra in casa vi mette lì il router e sicuramente non ve lo cabla, non vi porta il router nella posizione ottimale. Sì, esatto, quindi sempre per rispondere allo stesso utente che ci scrive, se devi appunto puoi collocare il router al primo piano, il satellite, cioè il piano terra e poi satellite al primo e al secondo piano, non c'è ovviamente alcun tipo di problema, ovviamente non vi chiediamo di cambiare, di fare la comodità di Orbi è proprio quella, o del sistema mesh e collegamento wifi, proprio per evitare di tirar cavi e creare buchi, insomma, e sostenere anche, è anche un costo comunque cablare la casa. Quindi sono appunto sistemi pensati per questa tipologia di esigenze. Quindi non, poi tutto quanto è guidato, quindi non vi preoccupate. Quindi penso che abbiamo risposto, sì, siamo anche fuori tempo, nel senso, esatto. Che grazie per le tante domande in realtà. Direi che abbiamo risposto a tutte quante le domande. Vi ricordiamo appunto, per quali dubbi scriveteci, consultate anche il nostro sito, la nostra community. Vi invito inoltre a consultare la community ogni volta che avete comunque anche un qualsiasi dubbio tecnico, domanda, esigenza, perché lì trovate tutti gli altri utenti che come voi hanno avuto magari gli stessi problemi, però comunque la community è seguita da nostri tecnici, quindi insomma è sempre a vostra disposizione. E vi ringraziamo ancora una volta per aver partecipato, noi ci vediamo settimana prossima per trascorrere un'altra mezz'ora insieme, questa volta ci vediamo nel pomeriggio, giovedì prossimo alle 5 e parleremo di wifi. Ok. Grazie. Grazie a tutti.